prodotto la volta scorsa questi due coefficienti, il coefficiente di riduzione delle velocità per un condotto, sia esso statorico o rotorico, che ci dà il rapporto, che esprime il rapporto tra quella che sarà la velocità relativa effettiva che abbiamo all'uscita di un condotto rispetto a quella che è la velocità ideale in caso di trasformazione esentropica. Quindi C1 su C1 isentropico ci dà il coefficiente di riduzione delle velocità per i condotti statorici, V2, W2 su W2 isentropico per noi è il coefficiente di riduzione delle velocità per i condotti rotorici. Dopodiché abbiamo anche introdotto un fattore di perdita energetica, l'abbiamo chiamato zeta, zeta rotore e zeta statore, che in realtà ci permette di esprimere quello che abbiamo definito essere un salto entalpico non sfruttato dalla trasformazione che avviene nei nostri condotti, quindi che non si traduce in un guadagno di velocità per quanto riguarda i condotti statorici o non si traduce direttamente in un lavoro per quanto riguarda i condotti rotorici. Questo salto entalpico che chiamiamo perdita, che abbiamo perso, lo possiamo esprimere tramite questo fattore di perdita energetica in funzione della velocità effettiva all'uscita del condotto. Quindi per i condotti statorici avremo un fattore di perdita energetica zeta statore per C1 quadro fratto 2, che ci dà appunto la quantità di salto entalpico che non abbiamo sfruttato per accelerare il fluido, lo stesso per quanto riguarda il rotore, sempre in funzione di quella che è la velocità effettiva all'uscita del nostro condotto. Ovviamente questi due fattori, il fattore di perdita energetica è immediatamente legato a quello che è il coefficiente di riduzione delle velocità tramite questa relazione. Ora, esistono diverse correlazioni che cercano di quantificare quanto possono valere questi due fattori che abbiamo introdotto. In particolare, se facciamo riferimento al coefficiente di riduzione delle velocità, possiamo utilizzare la correlazione di Vavra, che fondamentalmente fa dipendere il valore di questo coefficiente dalla deflessione che il fluido subisce quando attraversa la schiera di pale, sia essa statorica sia essa rotorica. Per palettature, tra virgolette, di finitura normale, quindi normale scabrezza superficiale, normale intendiamo quelle che normalmente vengono utilizzate poi nella realizzazione delle macchine, per quelli che sono flussi caratteristici delle macchine, quindi con flussi pienamente sviluppati, numero di Reynolds maggiore di 100.000 e così via, condizioni di flusso subsonico molto importante, Vavra correla il coefficiente di riduzione delle velocità fondamentalmente alla deflessione e in particolare alla deflessione geometrica, cioè all'inarcamento della pala, θ, dove fa vedere che indipendentemente da quello che è l'aspect ratio della pala, ok, c'è una certa dispersione, ma il coefficiente di riduzione delle velocità tende a diminuire in maniera molto forte quando le nostre schiere tendono a deflettere molto il fluido, quindi pale con grossi inarcamenti. E qui avete in questo diagramma, piuttosto antico, un confronto tra quello che è il coefficiente di riduzione delle velocità, linea continua, predetto utilizzando quella che è la correlazione di Vavra, dove l'angolo θ è espresso in gradi rispetto a quelle che sono varie misure sperimentali, quindi tutto sommato abbiamo un buon match almeno per quanto riguarda la fase di progetto preliminare che a noi interessa. In maniera simile, invece Soderberg cerca di quantificare quello che è il valore del fattore di perdita energetica, sempre partendo da una serie di prove fatte su dei profili, tra virgolette, convenzionali, così come si suol dire, caratterizzati da un certo allungamento B su LA, quindi altezza della pala rispetto, in questo caso nelle turbine molto spesso non si fa riferimento alla corda del profilo quando si valuta l'aspect ratio o allungamento della pala,
si fa riferimento a quella che è la corda assiale, quindi l'ampiezza della corona in senso assiale. Soderbergh, per profili aventi un certo allungamento pari a 3, solidità ottimale secondo un criterio di carico di Zweifel, che è il criterio di carico storico per il progetto delle turbine e che vedremo alla fine di questo ciclo di lezione. Caso di incidenza nulla, fissa anche quello che è lo spessore massimo, sempre rispetto alla corda del profilo, in particolare considera il caso di un spessore massimo su corda pari al 20%. Numero di Reynolds 100.000, quindi siamo nel campo dei flussi chiaramente sviluppati, e flusso subsonico, determina per questo tipo di palettature quello che è il valore del coefficiente di riduzione delle velocità, del fattore di perdita energetica, scusatemi, sempre in funzione di quello che è la depressione. D'altro canto abbiamo un andamento che è simile a quello del fattore di riduzione delle velocità, simile tenendo conto un andamento coerente con quello riscontrato da Vavra per il fattore di riduzione delle velocità, tenendo conto appunto che zeta è 1 su fi al quadrato. Quindi fi tende, dalla correlazione di Vavra, a diminuire all'aumentare della deflessione, in maniera coerente il coefficiente di perdita energetica, fattore di perdita energetica, tende a crescere all'aumentare della deflessione. Quindi abbiamo sempre più perdite, sempre più degradazione di energia meccanica all'interno dei nostri condotti orologici. Dopodiché Soderbergh generalizza i risultati trovati espressi da questa relazione per questo tipo di profili, li generalizza introducendo due di correzioni, una in funzione del numero di Reynolds e una in funzione della aspect ratio, sempre considerando nella valutazione dell'aspect ratio l'allungamento della pala il rapporto tra altezza pala e corda assiale. E per le turbine generalmente utilizzeremo questo parametro per valutare l'allungamento. Ora, la correlazione di Soderbergh, che teniamola a mente, ci dice che il fattore di perdita energetico dipende dalla deflessione che il fluido subisce attraversando la schiera palare, dipende dal rapporto LA su B, dipende dal numero di Reynolds. Questa correlazione è stata utilizzata da Hawthorne in una forma semplificata per valutare quello che è il rendimento, quello che per stimare il rendimento total to total di stati ripetuti in turbine termiche. Innanzitutto, Hawthorne semplifica un attimo la correlazione di Soderbergh esprimendola in funzione soltanto della deflessione e dell'aspect ratio della palla. Quindi assume zeta funzione di epsilon e del rapporto LA su B. Dopodiché fa questa considerazione della valutazione del rendimento total to total, che è il rendimento di stadio più interessante da considerare se stiamo trattando stati ripetuti, dove l'energia cinetica allo scarico dello stadio J, in realtà sarà l'energia cinetica all'ingresso dello stadio J più 1, quindi non è giusto considerarlo una perdita.
cioè, ok, se dobbiamo valutare il rendimento total to total, consideriamo il nostro gas, il nostro flusso di lavoro disponibile allo stato termodinamico 0 e caratterizzato da una certa energia C, da una certa velocità C. Fissiamo quella che sarà la velocità dello scarico, che flusso deve avere per poter abbandonare lo stadio e entrare nel termine successivo. Come al solito, la differenza tra queste entalpie di stagno, quelle associate allo stato iniziale del fluido e quelle associate con appunto 2'S, punto finale di espansione nel caso di funzionamento ideale della macchina, mi dà il lavoro ideale specifico Y', con cui devo andare a confrontare il lavoro di palettatura effettivamente ottenuto. Ora, sappiamo che nella realtà il fluido espanderà nello statore fino a raggiungere le condizioni termodinamiche descritte dal punto 1, che sono diverse da quelle descritte dal punto 1 isentropico. Perché c'è la degradazione di energia, la differenza di entalpia tra il punto H, tra il punto 1 e il punto 1 isentropico sono proprio quello che abbiamo chiamato perdita di salto entalpico Z associato allo statore. Fattore di perdita energetica dello statore per C1 quadro mezzo. La velocità C1, no? Ovviamente non sappiamo bene, possiamo rappresentarlo immediatamente sul nostro piano termodinamico, tenendo conto appunto che l'entalpia di ristagno si conserva quando il fluido attraversa lo statore. Dopodiché, nella trasformazione ideale all'interno del condotto rotorico, abbiamo come riferimento un punto 2 isentropico. In realtà l'espansione avverrà con aumento di entropia fino a raggiungere il punto 2. La differenza di entalpia tra il punto 2 e il punto 2 isentropico è proprio quella che abbiamo chiamato perdita di salto entalpico nei condotti rotorici, Z. Fattore di perdita energetica relativa al rotore per W2 pari mezzi. Avremo sempre la stessa C2 da considerare per lo scarico, quindi lo stesso valore di energia cinetica, C2 mezzi, che abbiamo considerato nel caso di trasformazione ideale. La differenza tra l'entalpia di ristagno dello stato 2 e l'entalpia di ristagno dello stato 0 ci dà il lavoro di parità. Quindi il rendimento total to total sarà LP su Y'. In realtà, se lo stato è ripetuto, se lo stadio è ripetuto, C0 è esattamente pari a C2, quindi LP coincide con H0 meno H2, Y' coincide con H0 meno H2'S. Cioè i lavori scambiati sia nella trasformazione reale che nella trasformazione ideale coincidono con le variazioni dell'entalpia del fluido. Qual è la differenza tra Y' ed LP, il lavoro di palettatura effettivamente scambiato?
Beh, se andiamo a vedere, scambiato nello stadio per chilogrammo di fluido evaporato più H2 meno H2 isentropico. Questa è la differenza che c'è tra LP ed Y'. Questa differenza di entalpia si genera perché abbiamo appunto una perdita di salto entalpico, un salto entalpico non sfruttato all'interno del rotore. È fatto di due aliquote. La prima è generata dal fatto che non riesco a sfruttare tutto quanto il salto entalpico del rotore, quindi è H2 meno H2 isentropico, scusate, c'è un codice di 2 minore, c'è un tutto 2 minore. Un altro contributo che in realtà nasce dalla trasformazione che avviene nello statore, per cui il punto 2 che qui è chiamato 2S o 2 isentropico differisce dal punto 2 di isentropico. Che in realtà possiamo approssimare con questo perdita di salto entalpico nello statore H1 meno H1 isentropico che abbiamo chiamato zero statore. Lo stiamo in realtà approssimando perché le isobare tendono a divergere nel piano, quindi in realtà questi due delta H non sono esattamente la stessa cosa. Però se il rapporto di espansione che stiamo considerando non è molto elevato, con una buona approssimazione possiamo approssimare che H1 meno H1S sia pari a H2S meno H2S. Quindi in realtà noi otteniamo un po' meno lavoro di palettatura rispetto a quello che idealmente ci possiamo aspettare, sia perché ci sono le perdite direttamente nel condotto rotorio, le degradazioni di energia direttamente nel condotto rotorio, che alla fine le visualizziamo come un salto una porzione di salto entalpico non sfruttato nel rotore, e sia perché ci sono le perdite nel condotto statorico che alla fine le visualizziamo come una porzione di salto entalpico non sfruttato nel condotto statorico. In tal senso, quindi, possiamo scrivere che il rendimento dato al tutorial è pari a lavoro di palettatura fatto, accettando questa approssimazione, ripeto, di trascurare la divergenza delle isobare, LP più la perdita di salto entalpico nel motore più la perdita di salto entalpico nel motore. Ossia LP tiriamo in ballo il coefficiente, il fattore di perdita energetica per i condotti statorici e per i condotti rotori, W2 qua mezzi. Passiamo alla formulazione adimensionale. Dividiamo numeratore e denominatore per U al quadrato, la velocità periferica al quadrato. Introduciamo il coefficiente di lavoro di palettatura, YP, fratto, coefficiente di lavoro fratto coefficiente di lavoro più fattore di perdita energetica dello statore per C con 1 su A
alla seconda con mezzo più fattore di perdita iniziale del rotore W2 su U alla seconda per mezzo. Ora, quindi arriviamo a scrivere questa espressione, rendimento total to total per uno stato di perdita. Questo punto, Hawthorne, per l'appunto approssima i dati di Soda, la variazione di Soderberg con questa semplificata dove compare soltanto il rapporto LA su B, ampiezza della corona rispetto altezza della palla. Dopodiché dice, ma bene o male l'altezza di pala cresce, per via di tutte le altre condizioni, se io faccio diminuire la componente meridiana delle velocità. La componente meridiana è direttamente legata a quello che è il coefficiente di flusso, che noi normalmente definiamo coefficiente di flusso come rapporto tra velocità meridiana, che negli stati di apertura che stiamo considerando sempre rigorosamente costante, e la velocità periferica. Quindi io mi aspetto, quello che ci aspettiamo dal punto di vista empirico, è che la mia altezza di pala fondamentalmente tende a variare in maniera inversa a quello che è il coefficiente di flusso. Perché? Se io faccio crescere il coefficiente di flusso a pari di tutte le altre condizioni, significa che sto facendo crescere C con M, la componente meridiana delle velocità, la componente quindi che mi determina l'avanzamento del flusso all'interno della macchina. Questo significa che a parità di portata ho bisogno di meno sezione netta per il passaggio e quindi di una pala più corta, come abbiamo visto oramai in tante esercitazioni in cui abbiamo dovuto fare il calcolo o dell'altezza della pala oppure della sezione netta. Quindi Hawthorne alla fine fa proprio questa posizione, pone B su LA pare a 2,5 su Φ, andando a vedere bene o male il rapporto appunto tra questo allungamento e il coefficiente di flusso nelle normali realizzazioni degli stadi di dottrina, il che gli è molto utile perché se questo dipende soltanto dal coefficiente di flusso, allora per lui il fattore di perdita energetica è funzione della deflessione epsilon e del coefficiente di flusso soltanto. Se assegna questi due valori, assegna il valore di quello che è il fattore di perdita energetica. Qual è il vantaggio di questa posizione? È che epsilon per uno stadio ripetuto è funzione di che cosa? Da che dipende? Per uno stadio ripetuto la forma del triangolo delle velocità, quindi gli angoli e quindi le differenze tra gli angoli è definita dal valore dei parametri adimensionali, quindi dal valore del coefficiente di flusso, del coefficiente di lavoro e dal grado di reazione cinematica, ma anche il rapporto C1 su U è funzione, visto che stiamo parlando di rapporti di forma relativi ai angoli delle velocità, del coefficiente di flusso, del coefficiente di lavoro e del grado di reazione cinematica. In maniera simile, W2 su U è funzione di questi tre parametri.
ne consegue che se andiamo a esaminare questa relazione per uno stadio ripetuto, ok, compare direttamente quello che è il coefficiente di lavoro, solo che ho aggiunto questo coefficiente. I fattori di perdita energetica dipendono da epsilon e da phi, quindi in realtà dipendono soltanto, dipendono anch'essi dal coefficiente di flusso, dal coefficiente di lavoro e dalle due reazioni cinematiche. I rapporti C1 su U e W2 su U dipendono soltanto dalla forma del triangolo delle velocità e quindi dipendono da phi, da psi e da R, che rotano alla fine. Il rendimento total to total dello stadio ripetuto è una funzione di phi, di psi e del grado di reazione cinematica. Una funzione che può essere studiata nel momento che si esplicita appunto il valore di questo fattore di perdita energetica. E lui lo fa, lo esplicita in funzione di phi, di psi e di R, utilizzando per l'appunto la correlazione approssimata di Solberg, dove al posto di LA su B va a mettere φ fratto 2,5. A questo punto il rendimento total to total di uno stadio ripetuto può essere studiato facendo un'analisi parametrica, bloccando uno alla volta i due parametri R e Psi, facendo variare φ o viceversa. Alla fine Hawthorn ottiene una serie di carte, di diagrammi di questo genere, dove in ascissa compare il coefficiente di flusso, in ordinata compare il coefficiente di lavoro, e quelle che traccia su questi diagrammi sono i valori del rendimento total to total di stadio, queste curve qui a tratto continuo, 0,96, 0,94, 0,92, considerando bloccato il grado di reazione cinematica. Qui io ve ne ho riportati due. Uno è il caso, il diagramma costruito a grado di reazione cinematico 0,5, l'altro costruito considerando il grado di reazione cinematico 1 meno psi mezzi, che vi ricordo è quel particolare grado di reazione cinematico che fa sì che il nostro stadio abbia uno scarico assiale, quindi alfa 2 sia pari a 90 gradi, quindi è un caso molto interessante per le due. Ovviamente poi su queste carte, se una volta che è fissato R, se è fissato psi e è fissato phi, appunto è fissato il triangolo delle velocità, quindi è determinato quello che è il valore di alfa 1, e qui sono riportate anche le linee ad alfa 1 costante, 10, 20, 30, 40 gradi misurati lungo secondo la direzione periferica, oppure il valore della deflessione cinematica, 140, 120, 100 gradi e così via. Possiamo vedere che i risultati ottenuti ovviamente dipendono per l'appunto in maniera forte dalle espressioni che utilizziamo per caratterizzare il fattore di perdita energetica, quindi da questa correlazione qui. Tutto il resto, la geometria dipende dai triangoli delle velocità, delle relazioni che intercorrono tra le varie velocità in uno stadio di velocità. Se facciamo riferimento al grado di reazione cinematico 0,5 e vediamo che il massimo del rendimento lo possiamo ottenere
man mano diciamo, lo otteniamo in questa zona, in cui corrispondono angoli cinematici alfa con 1 piuttosto piccoli, prossimi a 10. In realtà il rendimento dello stadio tende ad aumentare man mano che diminuisce l'angolo alfa con 1. Quindi conviene avere angoli in uscita dallo statore il più piccolo possibile, più piccoli possibili. Grosso modo qui, appunto lì dove ci sono le condizioni di massimo rendimento ottenibile secondo Orton, stiamo lavorando con un coefficiente di flusso per lo stadio a grado di reazione 0,5, diciamo orientativamente 0,2, e con un coefficiente di lavoro orientativamente diciamo 0,6. Queste sono le condizioni che ci portano ad avere, secondo questo studio parametrico, il massimo rendimento total to total di stadio superiore al 96%. Faccio notare che un coefficiente di lavoro 0,6 o 0,7 implica per uno stadio a grado di reazione 0,5 che lo scarico non è assiale, che per avere con grado di reazione cinematico 0,5 lo scarico assiale il coefficiente di lavoro dovrebbe essere 1. Quindi qui andiamo a lavorare in realtà con un coefficiente di lavoro un po' più basso di quello che ci consente di avere lo scarico assiale. Che sembrerebbe strano, perché in realtà scarico non assiale significa che l'energia cinetica associata alla componente periferica della velocità in realtà è una perdita. Normalmente, infatti, quando facevate l'ottimizzazione dello stadio ideale nel corso di macchine e voi ritenevate le condizioni ottimali di funzionamento, quelle che producevano lo scarico della turbina alfa 2 uguale 90 gradi, giusto? O no? Classicamente quelle prendevate in considerazione. Perché dicevate, se io fisso l'altezza del triangolo delle velocità, perché devo avere una velocità di scarico che mi permetta di scaricare lo stadio, allora mi conviene che la componente periferica C2 sia nulla, in maniera da minimizzare appunto l'energia cinetica persa allo scarico. Però lì stavate facendo uno studio riferito appunto allo stadio ideale, non stavate considerando gli effetti della deflessione cinematica, cioè che in realtà l'efficienza della palettatura tende a diminuire man mano che io il flusso tendo a deviarlo un po' di più, a defletterlo un po' di più dalla sua traiettoria. Allora, per macchina d'azione, una turbina che ha grado di reazione termodinamico pari a zero. Che significa grado di reazione termodinamico pari a zero? Abbiamo detto che l'abbiamo indicato con R star o a volte anche con chi come simbolo, che questo è un grado di reazione dove al denominatore abbiamo un certo delta H che in qualche modo fa riferimento al funzionamento dell'intero stadio, al numeratore abbiamo un delta H riferito al rotore, variazione di entalpia a cavallo del rotore quando la trasformazione che il fluido subisce è isentropico, quindi un grado di reazione calcolato facendo riferimento al funzionamento ideale dello stadio. Se questo deve essere pari a zero, quindi, significa che nel funzionamento ideale la macchina non presenta variazione di entalpia a cavallo del rotore. Ma se non presenta variazione di entalpia a cavallo del rotore nella trasformazione ideale, inevitabilmente questo significa che la pressione P1 non deve essere pari alla pressione P2. Che appunto nella trasformazione ideale io mi sto muovendo su un'isentropica, se l'entalpia del punto 1 deve essere pari all'entalpia del punto 2, questo lo posso ottenere soltanto lungo la mia verticale, quando le due pressioni P1 e P2 sono tra di loro uguali. Quindi viceversa, per noi una macchina d'azione è una macchina per cui non c'è variazione di pressione a cavallo del rotore. La pressione P1 è uguale alla pressione P2. Cioè,
quando vorremo progettare una macchina caratterizzata proprio da uguale pressione tra la stazione 1 e la stazione 2, dovremo progettare una macchina avente grado di reazione termodinamico pari a 0. Che implicazioni ha questo? Quindi, non abbiamo variazioni di pressione a cavallo del rotore. Questo significa che nel funzionamento ideale la variazione di entalpia a cavallo del rotore deve essere 0. Se consideriamo l'equazione dell'energia scritta per il modo relativo, se nella trasformazione ideale l'entalpia di fine espansione deve essere uguale all'entalpia di inizio espansione, in realtà l'espansione non c'è, per questo le entalpie si mantengono uguali, questo significa anche che la velocità relativa in ingresso al rotore nella trasformazione ideale deve essere pari alla velocità relativa in uscita dal rotore. Quindi, se andiamo a esaminare sempre il funzionamento ideale di tale stato, abbiamo un'isobara pi con 0, un'isobara pi con 1 pari a pi con 2. Condizioni iniziali, P con 0, una certa temperatura T con 0 a cui corrisponde uno stato termodinamico 0, una certa velocità iniziale a cui corrisponde un'energia cinetica C0 per mezzo. Il fluido espanderà nella macchina ideale secondo una trasformazione isentropica. Tutta l'espansione, tutto il salto entalpico dovrà essere sfruttato all'interno dello statore, che appunto questa è l'unica condizione pi con 1 uguale pi con 2 che ci dà nel caso ideale variazione di entalpia nulla a cavallo del rotore. Il punto 1 quindi di fine espansione va a coincidere con fine espansione del rotore, va a coincidere con il punto 2 di uscita dal rotore stesso. Cioè il fluido all'interno del rotore non espande nella trasformazione ideale, perché è caratterizzato dallo stesso valore di pressione iniziale e dallo stesso valore di pressione finale. La trasformazione del rotore, nel caso di trasformazione ideale, quindi si riduce a un punto, 1 coincidente con 2. Avremo sempre una certa energia cinetica allo scarico, C2 quadro mezzi. Questo è il lavoro di valettatura o il lavoro di stadio ideale che possiamo ottenere dalla macchina. In questo caso, ragioniamo in termini di rendimento total to static, dovremo andare a confrontare con il lavoro ideale specifico Y pari a tutto il lavoro che sarebbe disponibile se portassimo C con 2 fino al valore 0, cosa che già sappiamo che è impossibile. Ora, scusatemi, questo arriva in qui solo. In questo funzionamento ideale, nello statore, quindi, se scriviamo l'equazione di energia, vediamo che H0 più C0 quadro mezzo è pari ad H con 1 più C
C1, 4 e mezzo, non sto mettendo i pedici IS o S come siamo abituati, perché appunto adesso stiamo studiando soltanto il caso di A, quindi qui intendiamo che questo è il punto 1 isentropico, 2 è il punto 2 isentropico. Fondamentalmente quindi la velocità C1 ideale di espansione nello statore è pari a HR0 meno H1 caso di trasformazione ideale, cioè è uguale in realtà proprio C1. C1 4 mezzi pari ad HR0 meno H1 ossia C1 pari alla radice quadrata di 2 per HR0 meno H1 ossia C1 uguale alla radice quadrata proprio del lavoro ideale specifico per 2. A questa velocità convenzionalmente si dà il nome di CY, cioè la velocità che il fluido raggiungerebbe sfruttando tutto quanto il salto intattico idealmente disponibile all'interno dei nostri condotti statorici. CY pari alla radice quadrata di 2 volte Y. Quindi qui possiamo scrivere CY. Ora, se ragioniamo a parità di componente mediana delle velocità, quindi stessa componente mediana delle velocità all'ingresso e all'uscita del condotto rotorico, la condizione W1 pari a W2 può essere raggiunta soltanto se W2 e W1 sono tra di loro simmetrici. Altrimenti qualunque altra posizione porterebbe a far sì che la W2, nel caso di trasformazione ideale sempre, stiamo ragionando su questo, sarebbe differente dalla W1 in modulo. Invece la macchina d'azione implica che quando la trasformazione ideale W1 e W2 tra di loro devono essere uguali. Questo significa quindi che la W1 pari a W2 in modulo devono essere simmetriche tra di loro se l'altezza dei triangoli delle velocità all'ingresso e all'uscita dello stadio resta invariata. Questo significa che gli angoli θ1 e θ2 devono essere tra di loro uguali. Ossia, nel caso di componente normale della velocità costante tra ingresso e uscita dei condotti rotorici, se trascuriamo incidenze e deviazioni, cioè riteniamo congruenti gli angoli cinematici con quelli geometrici, l'angolo costruttivo beta1 deve essere pari all'angolo costruttivo beta2, cioè otteniamo la classica forma d'uncino che al corso di macchina avete visto caratterizzare appunto quelle che sono le palettature d'azione. Ripeto, non abbiamo incidenza, non abbiamo deviazione, angoli cinematici congruenti con gli angoli geometrici, la palettatura deve avere forma d'uncino in maniera da avere la W1 in ingresso al rotore simmetrica rispetto, quando disegniamo i triangoli delle velocità, alla W2 in uscita dal rotore stesso. Se andiamo questa volta a considerare il rendimento di stadio isolato, l'unica perdita che abbiamo nel caso di trasformazione ideale è proprio l'energia cinetica allo scarico dello stadio, quindi il nostro rendimento total to static lo esprimiamo ad esempio in questa forma, il lavoro ideale specifico meno l'energia cinetica che stiamo perdendo fatto Y, il rendimento total to total per una trasformazione ideale è sempre unitario. È chiaro che questa volta questo rendimento è tanto più alto quanto
è più piccola la C con 2, quindi se abbiamo fissato l'altezza del triangolo delle velocità, il rendimento massimo lo otterremo quando la C con 2 avrà solo componente meridiana e saranno, ma questa volta sì, la sua componente periferica. Quindi questa è la condizione che ottimizza il funzionamento del nostro stadio ideale. Che se è rispettata la condizione C1m uguale a C2m porta a beta 1 pari a beta 2, ossia pari ad un C. Il massimo rendimento ce l'abbiamo qua, data una certa C con 1, pari a Cy, nel caso di appunto di trasformazione di ideale. La velocità 1 in realtà, o meglio il rapporto U su C con 1, è tale per l'appunto da avere alfa con 2 90 gradi, scarico assente. Stavolta sì, potete divertirvi voi a trovare qual è la situazione abbastanza facile che ci garantisce scarico assiale secondo questi triangoli di velocità. Chiaro che se questo è isoscele, anche questo dovrà avere questo tratto. Componente periferica della W1 dovrà valere 1 e quindi questo si traduce in C2U pari a 2 volte 1. Questa è la condizione che ci massimizza il rendimento total to static nel caso ideale per il nostro stadio d'azione. Guardate, qui sono raffigurate appunto le palettature di uno stadio d'azione, classica forma d'uncino delle palettature rotoriche. Vedete, le palettature statoriche questa volta sono sagomate per avere delle sezioni di passaggio inizialmente decrescenti fino a questa sezione indicata qui con area A con G e successivamente decrescenti fino alla sezione di sbocco la A con 1. Questo perché questo tipo di macchina è facile dovendo smaltire tutto, avendo deciso di smaltire tutto quanto il sartentattico all'interno dei condotti statorici, quindi tutto il salto di pressione che abbiamo assegnato alla mappa, allo stato, decidiamo di smaltirlo all'interno dei condotti statorici. Basta che il rapporto delle pressioni tenda a 2, ossia poco superiore a 2, l'ugello entra in condizioni critiche o supera le condizioni critiche, che vi ricordate noi abbiamo detto che per un ugello, quando ne abbiamo fatto lo studio isentropico, grosso modo quando il rapporto delle pressioni supera è all'incirca 2, questo va in condizioni, vengono raggiunte le condizioni critiche. Il flusso quindi in uscita dall'ugello è supersonico, abbiamo bisogno di un ugello convergente divergente. Facilmente in questo tipo di stadio, per l'appunto, vengono raggiunte le condizioni critiche per quelle che sono le parti statoriche, perché però tutto il salto di pressione viene smaltito all'interno dei nostri condotti statorici. Ora, questo è il caso ideale, passiamo un attimo al caso reale. Trattando il caso reale, blocchiamo la geometria dello stadio,
Cioè vogliamo vedere come nella realtà funziona uno stadio d'azione avente palettature ad un cimino. Cosa cambia rispetto al caso ideale? Beh, in realtà, se consideriamo la trasformazione della palettatura, nello statore avremo una certa perdita energetica, avremo delle degradazioni di energia meccaniche e effettivamente il fluido espanderà raggiungendo il punto 1 a destra rispetto a un teorico punto 1 isentropico, come siamo abituati a vedere per le nostre espansioni. La velocità c con 1 di fine espansione quella teorica che abbiamo chiamato C1Y, riferito al caso di espansione isentropica, secondo un certo coefficiente di riduzione delle velocità relative ai condotti statologici. In più, condotti rotorici, è vero che non abbiamo variazioni di pressione, ma ancora una volta il flusso attraversando il fluido, attraversando la palettatura, subirà una degradazione di energia, in realtà. Quindi teoricamente la velocità di uscita dovrebbe essere pari alla velocità di ingresso. Nella realtà avremo che la velocità di uscita W2 sarà pari a un certo coefficiente di riduzione delle velocità relativa al condotto rotorico per la W2 isentropica, ovvero per W1, perché nel caso di funzionamento ideale W2 isentropica è proprio pari a W1. Se la W2 è minore della W1, scriviamo sempre l'equazione dell'energia, questa volta riferita alla trasformazione reale, se la W2 è minore della W1, a parità di pressione H2 dovrà essere maggiore di H con 1, ossia in realtà questa volta nel rotore abbiamo una trasformazione termodinamica isofara a pressione costante. L'entropia aumenta, l'entalpia aumenta perché parte dell'energia cinetica che il fluido ha viene degradata in energia interna, questo fa aumentare l'entalpia del fluido. Quindi il punto 2 si discosta dal punto 1, lo troviamo spostato verso destra sulla stessa isola. Consideriamo sempre quella che è l'energia cinetica che il fluido deve comunque avere per poter abbandonare la macchina. Abbiamo ancora una volta, come prima, che la perdita di entalpia, il salto entalpico non sfruttato nello statore, più il salto entalpico, questa volta in realtà non lo sfruttato, ma l'incremento di entalpia che il fluido ha a seguito della creazione di energia meccanica all'interno del prodotto, determinano una perdita di lavoro totale di stadio. Quindi abbiamo un LP decisamente inferiore a quello ideale che prima stavamo considerando. Il rendimento topautostatic sarà sempre LP
su y. Per quanto riguarda gli angoli delle velocità, supponiamo in ingresso allo statore una certa C con 1 pari coefficiente di riduzione delle velocità condotti statorici per C y, una certa U, una certa W con 1. Supponiamo di avere a che fare appunto con palettature ad uncino, abbiamo fissato la geometria beta 1 uguale beta 2, supponiamo che non ci siano deviazioni, che il flusso sia sempre congruente alla pala, quindi anche nel caso ideale il flusso uscente dai condotti rotorici sarà orientato secondo l'angolo beta 2 costruttivo della pala, che è pari all'angolo beta 1 ingresso alla pala. Però questa volta, a causa della riduzione delle velocità, W2 appunto è pari a φ con R per la W2 esentropica, ossia φ con R per W2, un po' più piccola quindi della velocità che avevamo, come abbiamo disegnato il triangolo delle velocità per il caso ideale, la U resta la stessa. Lo scarico, supponiamo che avevamo ottimizzato lo stadio per avere uno scarico a 7, non sarà più a 7, ma tenderà ad avere un angolo alfa con 2 appunto diverso da 90. Quindi i triangoli delle velocità si modificano in tal senso. Qui in figura è fatta come base il triangolo all'ingresso del condotto statorico. Se consideriamo appunto beta 1 uguale beta con 2, il triangolo delle velocità, in realtà la componente meridiana tende ad abbassarsi e la caratteristica è che la C con 2 ruota un pochino allontanandosi da quella che era la direzione assiale se lo stadio era stato ottimizzato per avere una C con 2 nel caso di funzionamento ideale diretta secondo la direzione assiale. Ora, possiamo ottimizzare questo stadio andando a valutare il lavoro di palettatura secondo la relazione diretta di Eco. Qui sulle slide trovate riportati tutti i passaggi, io accelero un po', no, andiamo a lungo di oggi. Banalmente esprimiamo la componente periferica C2U in funzione della W2, quindi questa componente la C2U è pari, facciamo riferimento agli angoli delle velocità come sono riportati o sulla lavagna o sulla slide, sarà pari ad U meno W2U, ossia W2 per il coseno dell'angolo per la curva, ossia
Q meno coefficiente di riduzione delle velocità relative ai condotti rotorici per W1 per il coseno di beta 1, a sua volta la W1, se facciamo riferimento al triangolo delle velocità all'ingresso, possiamo esprimerla in funzione della C1, no? W1U pari a C1U meno 1, ossia W1 per il coseno dell'angolo beta 1 pari C1 meno 1, ossia la W1 possiamo esprimerla come C1 componente periferica della C1 meno la velocità periferica fratto il coseno di beta 1. Andiamo a sostituire qui W1, teniamo a mente che beta 2 passiamo, è pari a beta 1 perché stiamo trattando delle pannelloncino, in definitiva C2 è pari ad U meno coefficiente di riduzione di velocità del condotto rotorico per C con 1U meno 1 fratto coseno di beta 1 per il coseno di beta 2 pari ad un C, beta 1 e beta 2 sono dati loro uguali, la C2U pari a meno C1F per C1U meno 1 lavoro di palettatura U per componente periferica della C1 meno componente periferica della C1 pari ad U per C1U meno 1 più figone C1U meno 1. A questo punto mettiamo in evidenza questi due termini. La differenza tra la C con 1, tra la componente periferica della C con 1 e la velocità periferica, otteniamo questa espressione del lavoro di proiettatura. Ci ricordiamo che la C con 1, la componente periferica, ovviamente, è C con 1 per il coseno dell'angolo alfa con 1, che nell'ipotesi che stiamo facendo di assenza di deviazione coincide con l'angolo costruttivo dei condotti statonici. Coincide con il coefficiente di riduzione della velocità per la velocità teorica C con Y. Quindi otteniamo questa espressione completa del lavoro di palettatura, dove compaiono i due coefficienti di riduzione delle velocità, l'angolo costruttivo dello statore, C con Y, ossia il salto entalpico ideale, la velocità che avremmo ottenuto sfruttando tutto quanto il salto entalpico in una trasformazione di onde,
e ovviamente la velocità periferica. Rendimento dato alto statico, rapportiamo il lavoro di stadio al lavoro ideale specifico di Y, che lo esprimo in funzione della C con Y, Cy quadro. Perché? Perché nelle turbine è molto utilizzato questo coefficiente adimensionale, detto coefficiente di velocità periferica, rapporto tra la velocità U e proprio la C con Y, dove la C con Y va sempre intesa come la velocità raggiunta dal fluido in una trasformazione ideale in cui tutto quanto il salto entalpico messo a disposizione dello stadio viene appunto utilizzato per accelerare il fluido. Quindi in una turbina d'azione corrisponde alla velocità ideale che il fluido raggiunge all'uscita del condotto statorico ed è facile da visualizzare. In una turbina a reazione, in uno stadio a reazione, se trovate C con Y e trovate il coefficiente periferico della velocità, si intende sempre tutto il salto entalpico, idealmente a disposizione dello stadio, convertito in energia cinetica per calcolare quel valore di C con Y. Messa da questo punto di vista, quindi il lavoro ideale specifico è pari a C con Y alla seconda fratto 2, possiamo adimensionalizzare, tirando in ballo appunto questo coefficiente delle velocità, U su C con Y, usiamo una C con Y per adimensionalizzare la U e un'altra C con Y qui per adimensionalizzare il contenuto di questa parentesi d'onda. Quindi qui questa si semplifica, qui abbiamo di nuovo il rapporto U su C con Y, alla fine arriviamo a questa espressione del rendimento dato al costante. Ripeto, il rapporto tra queste due velocità è chiamato coefficiente di velocità periferica e normalmente viene indicato con KP. In sostanza, se andiamo a diagrammare l'andamento di questa espressione del rendimento dato al static, così come ce lo siamo calcolato, in funzione del KP, ritenendo alfa con 1 coefficiente di riduzione delle velocità dello statore e coefficiente di riduzione delle velocità del rotore costanti, quindi facciamo variare il KP a parità di tutto il resto, che andamento otteniamo? Kp per φ coseno di alfa 1 meno Kp, che funzione avete? Che curva avete? Una parabola, la concavità è rivolta verso l'alto, verso il basso. Quanti esercizi abbiamo fatto al liceo all'istituto tecnico sulle parabole e concavità? Verso l'alto, verso il basso. Verso il basso. Quando KP vale 0 il rendimento è nullo, ovviamente. Quando KP NTS uguale 0 per KP uguale 0 oppure per il coefficiente periferico delle velocità pari a φ dello statore per coseno di alfa 1. Questa è una parabola con concavità rivolta verso il basso. Il massimo del rendimento ce l'abbiamo per coefficiente di riduzione della velocità dello statore coseno di alfa con 1 fratto 2, quando KP assume questo valore. Questo andamento lo otteniamo ritenendo φ con S e φ
tipo NERD, i coefficienti di riduzione delle velocità della parte statica e della parte rotorica costanti, non dipendenti da Kp, in realtà dipendono da Kp, quindi non è questo è solo. È un'approssimazione dei calcoli reali, la curva è leggermente differente. Quindi per uno stato d'azione, se vogliamo ottimizzare il rendimento di stadio, inteso come rendimento di stadio isolato, questa trattazione ci porta, semplificata un pochino, alla condizione che ci conviene lavorare con un rapporto U su CY, quindi assegnato il salto in tappe, ci conviene andare a scegliere una velocità periferica tale che il rapporto U su CY sia pari a questo valore, che dipende dalla bontà con cui è realizzata la parte statorica, perché questa più è meglio realizzata, più questo coefficiente Φ tenderà ad 1, dipende dal valore dell'angolo e dipende poi dal valore dell'angolo alfa con 1. Se ci calcoliamo qual è il valore di questo rendimento massimo che possiamo ottenere, quindi questo valore è da ds massimo, che otteniamo quando lavoriamo con questo coefficiente periferico delle velocità, otteniamo che il rendimento total to static massimo per uno stadio ad azione con palette ad uncini dipende dal quadrato del coefficiente di riduzione delle velocità della parte statorica, dipende dal valore dell'angolo alfa con 1, in particolare dal quadrato del coseno dell'angolo alfa, e dipende anche dal coefficiente di riduzione delle velocità dalla parte rotonda. Siccome questo è al quadrato, questo non è derivato da prima potenza, il coefficiente di riduzione delle velocità della parte statorica influirà sul rendimento massimo molto di più del coefficiente di riduzione delle velocità relativa alla parte rotonda. Cioè, conviene avere lo statore realizzato al meglio possibile sul rotore, possiamo anche un attimo accontentarci. È chiaro che qui ritroviamo quello che avevamo già visto in realtà in maniera generale per gli stati a reazione dei diagrammi di Hodor, che conviene lavorare con alfa con 1 che siano i più piccoli possibili, in maniera da avere i valori del coseno di alfa con 1 più alti possibili. Quindi ritorniamo alla condizione che già avevamo detto per gli stati in generale, per gli stati a reazione, in generale per gli stati in realtà, che alfa con 1 conviene che sia più piccolo possibile, ritorniamo in quel range compreso tra i 10 e i 20 gradi, 10 è proprio un valore limite. Se ci facciamo due conti, ci calcoliamo anche quanto vale questo lavoro di stadio, di palettatura, ottenuto nelle condizioni di massimo rendimento, troviamo un'espressione piuttosto semplice, alla fine, velocità periferica al quadrato per 1 più il coefficiente di riduzione delle velocità della parte rotonda. Qui incide il filotto. Grosso modo tendiamo a 2, in realtà sarà un po' meno di 2 in quanto questo coefficiente è minore di 1, sarà un pochino minore dell'unità. Di quanto minore? Beh, se torniamo alle correlazioni di Wavre ad esempio, vediamo quanto l'inarcamento della nostra palatoncino va a influenzare sul valore di questo coefficiente e quindi cosa possiamo aspettare. Quindi come coefficiente di lavoro ottimale qui abbiamo circa 2. Se riandate indietro sulle slide ritrovate il diagramma dove a vari gradi di reazione termodinamici c'era il rendimento atteso in funzione del coefficiente di carico, troverete in quel caso valori del coefficiente di carico un po' più alti che ottimizzavano il rendimento dello stadio d'azione. Ricordiamoci sempre che il rapporto tra coefficiente di carico e coefficiente di lavoro è proprio il rendimento, quindi è normale che quei coefficienti fossero più alti perché lì stavamo considerando per l'appunto il coefficiente di carico, quindi il salto entalpico idealmente smaltito. Qui stiamo considerando il lavoro, quindi il salto entalpico effettivamente smaltito nello statico. Quindi se dobbiamo progettare uno stadio d'azione
ci conviene uno stadio isolato d'azione, ci conviene impostare un angolo piuttosto basso, al di sotto dei 20 gradi. Andremo a scegliere in funzione di questo alfa con 1 un valore del coefficiente periferico delle velocità che varia tra 0,42 e 0,48, grosso modo, questi sono i valori. Vi segnalo che spesso per le turbine si utilizza un ulteriore coefficiente dimensionale che è chiamato coefficiente di pressione, definito in realtà come due volte il coefficiente di carico. Noi siamo abituati a ragionare, o meglio, in questo corso abbiamo un po' standardizzato la trattazione di quelli che sono i coefficienti dimensionali. Ognuno fa un po' l'unitario e introduce coefficienti dimensionali, ce ne sono svariatissimi utilizzati. Noi siamo abituati a ragionare il coefficiente di carico y su al quadrato. Nelle turbine a volte vi capiterà di trovare un coefficiente di pressione lambda pari a due volte il nostro coefficiente di carico, quindi 2y su alla seconda. Se teniamo presente la definizione di coefficiente delle velocità, così come l'abbiamo dato prima, questo è pari a 1 proprio su kp al quadrato. In termini di coefficiente di carico, di coefficiente di pressione, scusatemi, il lambda t ottimale, il lambda ottimale, coefficiente di pressione che ottimizza il funzionamento di uno stadio d'azione isolato, varia tra 4,3 e 5,5, corrispondente a questo range esattamente, al variare dell'angolo alfa 1. Quindi, se dobbiamo progettare uno stadio d'azione e miriamo a ottimizzare il rendimento di stadio, rendimento di palettatura in particolare, sceglieremo un angolo compreso in questo range. Dopodiché, in funzione del salto in taglio che dobbiamo sfruttare, perché come al solito avremo delle condizioni iniziali e una condizione di fine espansione, quindi una pressione P con 2 a cui potremo rilasciare il nostro vapore e il nostro gas, ci calcoliamo il lavoro ideale specifico, determiniamo il valore della velocità periferica U che ci permette di raggiungere il massimo rendimento di stadio. Questo può essere una strategia all'inizio del progetto.